Amici, adesso siamo entrati nel museo del ciclismo, qui al Ghisallo. Carola prima ci ha mostrato l'esterno e adesso era giusto però far vedere anche l'interno con la direttrice appunto del museo del ciclismo. E con questa. Così, iniziamo Iniziamo così, subito con così. una maglia Per gialla. gli appassionati, penso che questa sia una maglia subito riconosciuta. Ecco, Questa è la la firma maglia, è quella di è Tadej Pogačar, giusto? esattamente. Con, vinta recentemente al Tour de Sì, France, giusto? questa quest'anno, pochi giorni fa, l'azienda della Colnago ci ha fatto una donazione fantastica, cioè ci ha portato la maglia rosa e la maglia gialla di Tadej. Per chi segue il ciclismo saprà che quest'anno Io Tadej ha credo che vinto faccio Giro vedere. e Tour e Fantastico. vincere Giro e Tour non è da tutti. Assolutamente, Per no? Fatto cui veramente. questa è veramente la collezione si arricchisce con questa donazione di veramente due pezzi molto, molto importanti e soprattutto significativi per Molto significativi, esatto. l'impresa sportiva di Adesso noi quest'anno. proseguiamo con la direttrice perché vi vogliamo far vedere anche un pezzettino del Museo del Ciclismo del Ghisallo. Abbiamo fatto l'esterno, abbiamo parlato di Magreglio. Ecco, però volevo anche perché siccome qua non abbiamo la possibilità di farlo in diretta, farvi vedere comunque che cos'è il Museo del Ciclismo, perché come abbiamo detto prima è tanta roba, è veramente tanta roba. Inizia qui il percorso e si va avanti e Scendendo ecco, questa Carola, spiega rampa, tu. sì, questo museo è stato creato come è un edificio nuovo, creato appositamente proprio per realizzare un'esposizione legata alla storia del ciclismo e come potete vedere stiamo scendendo nella collezione percorrendo questa rampa che è stata progettata proprio per richiamare i tornanti della salita del Ghisallo. E quindi l'edificio è stato È pensato vero, l'avevo come sentito una anch'io sta sorta cosa. È di quindi tempio, è così, è vero così perché lo ci sono. È definiscono di vero, solito è vero. un Ecco. tempio del ciclismo, che si può appunto penetrare attraverso questa rampa simbolica. Qui c'è di tutto, ci sono le Sì, biciclette, ci sono maglie abbiamo qua, maglie, i sì. cimeli. Sì. Ecco, qui sono tante maglie di tanti campioni. Questa è l'altra collezione splendida. Sì, è la collezione di maglie rosa che penso sia veramente unica Beh, al unica, unica mondo, in Italia, al direi. mondo forse Sì, io sicuro. penso di poter dire Anzi, unica al sicuramente al mondo, mondo, esatto. perché appunto è una collezione di più di 60 maglie rosa, L'ultima, questa creati, qui, la l'ultima, vedete, eccola qui, è con la esatto, gemella della la gialla, gemella della infatti, maglia che gialla. a breve collocheremo E vicino. questa qui è quella di Tadej Pogačar, sempre di quest'anno, vincitore, Sì, dominatore speriamo del giro. entro l'anno di averlo Io ospite. infatti credo che immagino che sia lo scopo questo, no? Sì, Ecco, sì. sono tutte le maglie rosa, 60 maglie rosa dei 60 vincitori del Giro Sì, d'Italia. diciamo che il Giro d'Italia nasce nel 1909, quindi la maglia rosa viene indossata per la prima volta nel 1931. La Carola, la nostra prima era prima un po' maglia è sbiadita. del 35, Quella di sì. Bergamaschi era un po' sbiadita. No, Sì, era le un ro no, nel prime, senso ci naturalmente mancherebbe. anche un po' il tempo E segna il colore delle poi invece maglie. vedete di Merckx, Però se vedete questa, sono tutte le di prime Tossi, maglie in esatto. E lana. poi esatto, erano maglie diverse. Poi Tonkov, Berzin, Gotti, e si arriva ai giorni nostri con Quintana, Nibali, Dumoulin, Chris Froome e via 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 fino a Tadej Pogačar. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, visto che ricorre oggi l'anniversario della vittoria alle Olimpiadi di Fabio Casartelli, no, Carola? Esatto, sì. C'è la bicicletta C'è di la Fabio. bicicletta di Fabio che è collocata in questo momento nella grande teca dei cimeli, che è il È cuore questa del qua. museo, che in questo periodo contiene biciclette tutte dedicate al Tour de France, utilizzate al Tour de France, e proprio perché in questo momento al museo c'è una mostra temporanea dedicata al Tour che durerà fino ai primi giorni di settembre e che abbiamo creato appositamente perché quest'anno per la prima volta in assoluto il Tour de France è partito dall'Italia e quindi abbiamo voluto onorare questa grande partenza creando all'interno del museo una mostra temporanea proprio La mostra dedicata si alla può storia. visitare, lo ricordiamo Sì, ancora, tutti i giorni, perché il museo è aperto tutti i tutti i giorni. giorni Si scende si scende ovviamente al piano qua, al piano. interrato nello spazio che abbiamo dedicato alle mostre temporanee. Sono tre sale con numerosi oggetti, biciclette, maglie e soprattutto un racconto dedicato alla storia del Tour de France che parte dalla prima edizione del 1903, Che bella passando però, visto parlare naturalmente. di Tour de France, avere in mano la maglia che del Sì. vincitore di quest'anno È credo una sia certa emozione, è una bella cosa, effettivamente. quindi Sì, bello. Quindi sì. questa mostra merita di essere vista, lo diciamo agli appassionati, Magreglio è anche questo e questo
è un altro delle chicche del nostro territorio, il Museo del Ciclismo del Ghisarda. Noi ne abbiamo parlato con la direttrice, che saluto e ringrazio ovviamente. Grazie. Grazie a te Marco e saluto tutti. Grazie ancora Carola. E li aspettiamo al museo. Museo, quindi ricordatevi, eccola qua, e chiudiamo così, si chiama Ghisallo in giallo, sui nostri social abbiamo già messo anche il dettaglio, le potete vedere, e comunque credo che la cosa migliore è venire a visitarla. Grazie Carola. Grazie Marco.